Buonasera a tutti, mi spiace non essere collegata in diretta con voi, sono in consiglio comunale, ma ci tenevo tanto a farvi un saluto. È un grande orgoglio che anche quest'anno, in un anno così complesso, il nostro premio letterario Città di Sarzana vada avanti con tantissimi autori da tutta Italia e non solo, e con tanti magnifici premi. Grazie, un grazie particolare devo farlo a una donna straordinaria, tenace, coraggiosa, che nonostante tutto non si è fermata e lancia a tutti un grande messaggio di speranza. Susanna Musetti, brava, grazie. Torneranno le serate sotto le stelle di questo premio. Hai dato una prova di grande coraggio e Sarzana è con te. In bocca al lupo a tutti i partecipanti. Natalizia, prego. Eccoci qua, bentornati. Allora, io inviterei Maria Cristina Ferrari, ha presentato una sillogia, è arrivata finalista. Buonasera, Cristina Elena Maria. Buonasera. Buonasera. Allora, benvenuta. Grazie. La sua sillogia si intitola Il nome dei giorni. Esatto. Il nome della sillogia unisce le cinque poesie legandole assieme. I giorni sono i veri protagonisti delle poesie. Per l'attrice i giorni sono la vita. Ci sono giorni sì, pieni di gioia, sorprese, emozioni, e i giorni no, colmi di sofferenza e solitudine. Secondo la poetessa, attribuire il nome a ciascuno di loro. Li si anima, li si libera dalla visione puramente meccanica del loro accadere. Il giorno niente, non ha forma, non ha futuro, né passato. Nei giorni no, l'autrice è apatica, non reagisce, srotola un rosario di sofferenza, lasciandosi liquefare inerme al sole. Ci sono i giorni con il risveglio amaro, che la Ferrari chiama il giorno dopo, e poi il giorno in cui si affacciano le idee, e un istante dopo però spariscono, volano via. E i giorni dove salpa da un porto e giunge ad un altro. L'autrice, comunque, qualunque sia il giorno, è sempre sulla riva che aspetta. Chiudo con un altro verso il suo: mi porti la corrente, lei sa dove. La poesia è un canto di speranza, è il verso libero senza costruzioni, creativa la costruzione, che apparentemente può sembrare casuale, ma che in realtà è un filo rouge ben composto dalla scrittrice. Vuole aggiungere qualcosa, Cristina Elena Maria? Sì, grazie intanto per l'invito e grazie per questa bella presentazione. Ho selezionato cinque scritti così, da collegare insieme in un breve racconto che ha un inizio nel giorno niente e una fine nel giorno tutto, proprio per simboleggiare un percorso che il lettore può fare attraverso la lettura di queste brevi poesie. Non ho voluto proprio dare risalto come dire, a sentire, dividendolo in positivo e in negativo, no? Nel giorno fortunato piuttosto che nel giorno sfortunato. Il mio intento era quello di manifestare tutto e di suggerire attraverso lo scritto la possibilità di incontrare qualunque cosa il giorno porti. Ecco, un po' il messaggio di fondo è questo. Grazie, noi la premiamo virtualmente, arriverà il premio, la ringraziamo per aver partecipato, speriamo di averla anche in questa edizione.
Grazie. Senz'altro, grazie, grazie a voi, buonasera a tutti. Buonasera.